Ciao bambini, come state? Avete visto? Siamo tornati. Siamo in un posto molto molto speciale. E io sono qui con il mio amico, il più piccolo elfo di Babbo Natale. Vuoi presentarti? Io sono Elfo Fu. Forse non hanno capito. Ciao, io sono Elfo Fu. Proviamo a togliere il ciuccio. No, 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 ciuccio mio, ciuccio mio. Il mio amico Elfo Fu ed io vogliamo raccontarvi una piccola filastrocca di una cosa strana che è successa dentro a un presepe. Il Pelle Rossa, con le piume in testa e con l'ascia di guerra in pugno stretta. Tra le statuine del presepe, i pastori, le pecorine e l'asinello e i magi sul cammello e le stelle ben disposte e la vecchina con le caldarroste. O forse fa l'indiano. Che dici? Ce lo lasciamo? Fa lo stesso? Oppure darà noia agli angioletti di gesso? Però forse è venuto fin qua e ha fatto tanto viaggio perché ha sentito un messaggio. Pace agli uomini di buona volontà. Ma voi, a noi potete dirlo. Avete già preparato il presepe? E nel presepe avete messo anche voi delle statuine che non c'entrano niente, come il Pelle Rossa. Che ne so, una tigre? Un omino della Lego. Potete metterlo, lo sapete? Perché la cosa davvero speciale del presepe è che dentro al presepe con Gesù bambino c'è posto per tutti. E allora cosa aspettate? Andate, correte, cercate qualcosina di speciale da mettere vicino alle pecorelle.